Grazie mille, Billy e Gary. Non so chi è l'uno e chi è l'altro. E ora è la volta di Heather con Principessa. Anche qui non so chi è l'una e chi è l'altra. Ci presentano un modello di Tommy Hilfiger. Wow, un'eleganza difficile da battere. E per finire vi presento Avery con Stan. Ecco, bravi, vedo che vi piaccio. Pose da modello. Ehi là. E contemplativo. Un ribelle che è dentro di te. Di chi è il vestito che indossi? Oh, veramente l'ho disegnato io, sono Avery Jennings. Spiacente, ma non ha senso. Il gioco di parole con cane? Avery! Oh, simpaticissimo! Beh, sembra che i giudici abbiano preso la loro decisione e quindi non c'è neanche bisogno di far riuscire gli altri perdenti. Il nostro vincitore è... Stan con Avery Jennings! Ah, questa è per te, principessa, mio amore, mia musa! Oh no! Dove sta andando? Principessa! Stan, succede una cosa strana e questo non l'ho disegnato, io sai da dove spunta! Quindi lavorerai con me se i nostri cani giocano insieme? Il patto è questo. Bene. Principessa, divertiamoci! Dove metto la borsetta in modo che non diventi volgare? Sai, è haute couture, è francese, vuol dire papà mi vuole bene. Non mi sono mai divertito tanto in vita mia! Oh, i buchi che fai per la coda sono enormi! Quali cani conosci con la coda così grossa? Lascia stare, Heather, non me ne importa niente. Lo faccio solo per far giocare insieme i cani. Dovrebbe importartene, i vestiti devono diventare famosi perché io sono famosa. E la coda del tuo cane sembra tanto un burrito. È sempre stata la mia zona problematica. Volgare. Volgare. Ah, questo è carino. Scherzo, anche questo è volgare. Visto? Sono spiritosa. Non ha per niente gusto e oltretutto è anche irritante, ma i suoi vestiti per cani si venderanno. Parlo di un'altra persona, tranquilla. Come si scrive il tuo nome? Nel tuo messaggio dici che sai perché Principessa sta male. Che ne sai che sta male? Cosa le hai dato? Cosa le hai fatto? Niente. So che è triste semplicemente perché le manca Stan. Dai, non essere ridicola. Principessa! Sì! Ce la spassiamo di nuovo! Visto, Principessa è felice adesso che è tornata a giocare con Stan. Non puoi essere così insensibile al punto da infischiartene della felicità del tuo cane. Invece mi importa molto della sua felicità. Non le avrei comprato un'automobile, se no. Che ne pensi se facciamo giocare i nostri cani e noi ce ne stiamo ognuna per conto proprio? Va bene, possono giocare insieme, ma tanto non durerà in eterno. Sì, invece. Perché amore vero. Tu avresti proprio bisogno di un ragazzo, lo sai? Dog with a Blog, a Disney Channel.